Ed eccoci qua alla seconda giornata del Festival delle Arti Popolari, questa edizione del 2024 che è iniziata ieri. Ieri sera infatti eravamo al magazzino sul Po con l'inaugurazione della mostra fotografica, con la premiazione del concorso letterario che aveva come tema La città che vorrei. Quest'oggi qui in via Bava abbiamo pedonalizzato tutta questa strada con un sacco di stand, un sacco di attività, un sacco di performer. Sì, adesso dal pomeriggio prendono via tutta una serie di appuntamenti laboratori aperti a tutti e a tutti e poi la sera finisce con concerti, concertini, concertoni, concertissimi e si balla fino a tarda notte. Guardate qua, bigliardini per strada, neanche una macchina, vinili, arte, musica, danza. Ci stiamo riappropriando dei territori, stiamo facendo diventare via Bava un enorme teatro a cielo aperto dove le persone possono venire gratuitamente, incontrarsi, fare due chiacchiere, conoscersi fra loro. La cultura vista davvero come un mezzo per fare socialità. Grazie di cuore a tutte le realtà che ci hanno sostenuto, grazie alla Compagnia di San Paolo, grazie a Irene che ci ha sostenuto. E grazie a tutti i volontari che ci stanno aiutando a rendere possibile anche quest'anno il Festival delle Arti Popolari. Anche perché ora c'è il sole, ma noi andremo avanti fino a notte se ce la facciamo.